Erano conservate nella residenza estiva di un imprenditore campano 37 opere di inestimabile valore provenienti in gran parte da chiese colpite dal terremoto in Abruzzo, dipinti, statue e pezzi di antiquariato per centinaia di milioni, ritrovate dai carabinieri dopo un'indagine durata molti mesi. Si tratta delle opere provenienti da 16 furti perpetrati in gran parte delle regioni del centro-sud Italia. E spiccano per importanza alcune opere provenienti da alcune chiese dell'Abruzzese, della provincia dell'Aquila, che erano state chiuse a seguito del sisma del 2009. Ci sono 5 pale d'altare che provengono appunto da Scopitto e Capestrano e che erano finite insieme alle altre opere per arredare residenze per vacanze estive della costa amalfitana. È stato un lavoro di intelligence che ci ha consentito di individuare questo soggetto appassionato d'arte e nella sua disponibilità c'erano numerosissime opere. Fra queste numerosissime opere, allo stato abbiamo individuato queste 37 di provenienza furtiva. È dato di sapere se lui conosceva la provenienza di queste opere? Allora, questo è un motivo di approfondimento, perché tenga presente che l'amore dell'arte parecchie volte ti crea una dipendenza, quindi noi stiamo facendo proprio approfondimenti in questo senso per vedere se esisteva o meno una consapevolezza della provenienza dello stesso. Però amante d'arte, 37 opere furtive, cioè, è già di per sé leggermente sospetto.